Sei bravo a cambiare lo stato emozionale, più riesci ad avere uno stato emozionale con vibrazioni energetiche molto alte, e più la tua vita ti sorriderà e attrarrai sempre di più, perché funziona così. Quando ti senti bene, tu attrai, crei attorno a te un campo energetico straordinario. Ciao, in questo video parliamo di stato emozionale. Abbiamo parlato dei pensieri, abbiamo parlato di come questo filo conduttore da ciò che pensiamo a ciò che manifestiamo nella nostra vita si realizza attraverso l'origine, che sono appunto le cose che pensiamo. Poiché noi pensiamo oltre 30.000 pensieri al giorno, è un po' difficile riuscire a controllare, anzi è impossibile. Per cui come facciamo a sapere la qualità dei pensieri che stiamo producendo, se è sana o invece nociva per la nostra salute? Lo facciamo con il controllo delle emozioni, per cui il nostro stato emozionale. Quindi il nostro stato emozionale è fondamentale, è l'unico elemento certo che se cerchiamo di monitorarlo e di controllarlo con attenzione, abbiamo una vita piena di amore, di benessere e tutto ciò che desideriamo accade. Che cosa facciamo? Quando il nostro stato emozionale non è più funzionale al miglioramento della nostra vita, per cui ce ne accorgiamo, abbiamo le energie basse, ci sentiamo a disagio, c'è qualcosa che non va, ma non sappiamo cos'è, stacca tutto quello che stai facendo. Pensa a quello che è accaduto, tornando indietro di mezz'ora, un'ora, cerca di capire, individuare che cosa è stato l'elemento che ha innescato, anche a livello inconsapevole, perché non eri cosciente, quel disagio nel tuo stato emozionale. Può essere stata una telefonata, può essere stato, che ne so, un appuntamento che hai fatto, o un appuntamento che devi fare ancora e che ti crea agitazione. Può essere stato anche semplicemente aver visto per strada in macchina e quindi con i tuoi occhi in sistema reticolare acquisito un'immagine che nella tua memoria e nelle tue convinzioni è negativa e quindi ti porti dietro questo senso di ansia. Una volta che hai capito, se non l'hai capito, poniti la domanda: che cosa è potuto accadere che mi ha modificato il mio stato? In che modo posso migliorare questa situazione in cui mi trovo? Quindi il cervello ragiona e lavora. Siamo noi che comandiamo la nostra mente, ricordatelo, la mente è come se fosse il cavaliere che guida e il cervello che esegue qualsiasi cosa è il nostro cavallo che esegue. Per cui diamo in modo intenzionale delle indicazioni. Poi a quel punto dobbiamo modificare il nostro stato emozionale. Come lo andiamo a modificare? Ci sono delle tecniche, tra le più diffuse sono tre. Una possiamo agire a livello fisiologico, per cui sulla fisiologia abbiamo degli elementi che sono la postura, posso cambiare la postura, il movimento. Faccio qualche esercizio, un saltello e automaticamente comincio a sorridere, cambio, bere un bicchiere d'acqua, insomma, quelle cose che possono immediatamente cambiare la nostra biochimica e far sì che le nostre cellule all'interno sono contente, felici e vanno avanti. Poi abbiamo l'elemento linguaggio, incominciamo ad utilizzare un linguaggio con parole che siano potenzianti, che abbiano un significato motivante, per cui potrò dire tutti quegli aggettivi, quelle parole che suonano bene e in modo diretto, sono un visionario potente, importante, credibile, autorevole, eroico, insomma, tutto quello che mi può servire nel linguaggio e nelle parole che uso è fondamentale. Posso farmi anche delle domande, perché a volte non so come posso uscirne da una situazione. E quindi dico, in che modo questa situazione che si è verificata può essere per me un'opportunità? Non riusciamo in quel momento magari a trovare la risposta. Ma il nostro cervello, avendo avuto un'istruzione molto precisa, incomincia a elaborare e dopo un po' vedrai che usciranno uno o più risposte molto importanti e utili che ti faranno apprezzare delle cose che magari fino a qualche minuto fa non riuscivi a capire. E poi il focus, l'atteggiamento che devi avere, focalizzato sull'obiettivo. Spesso in quest'ultimo aspetto dobbiamo fare i conti con le nostre convinzioni limitanti su quello che nelle cose in cui noi crediamo. Per cui a quel punto andiamo, mettiamo in discussione le convinzioni, focalizziamoci sulle soluzioni, sui risultati e poi dobbiamo agire. Questi tre elementi fondamentali, che è appunto la fisiologia, il linguaggio e la focalizzazione, sono gli elementi per avere uno stato emozionale sempre forte. Crearti una tua lista del come modificare lo stato emozionale, che può essere. Non so, come faccio a cambiare lo stato emozionale? Per me, ascolto una canzone, parlo con un amico, chiamo una persona, abbraccio qualche persona alla quale voglio bene, leggo un libro, leggo delle frasi che magari di un libro di cui sono molto appassionato e quindi so che quel libro mi genera in me delle emozioni positive e quindi le vibrazioni aumentano. Posso utilizzare
dei suoni. Questa è una campana tibetana che ha dei suoni particolari e quindi vibra in modo particolare. So che a me fa bene e uso questi sistemi. Posso crearne tantissimi. Ognuno si fa la sua lista. Fatti la tua lista per avere uno stato emozionale sempre funzionale ai rapporti e alle circostanze nella quale ti trovi. Questo aspetto è importante perché lo stato emozionale non è che devi essere sempre allegro e contento. Devi essere sempre allegro e contento se tu in modo consapevole sei allegro e contento. Perché se mi trovo in un momento di sofferenza, lo stato emozionale funzionale al miglioramento è quello di vivere anche la sofferenza, perché tu grazie alla sofferenza poi potrai apprezzare quello che è la felicità e la gioia della rinascita e della nuova attività che stai mettendo in campo. Ti lascio con qualche riflessione. E se sei d'accordo che lo stato emozionale è fondamentale e la vita è in funzione di quello che noi viviamo consapevolmente, lascia i tuoi commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!